Benvenuti in questo video dove vedremo come riuscire a utilizzare l'intervallo di scatto all'interno dell'app Autopilot. Dunque, Autopilot, insomma, ne ho ampiamente parlato all'interno di altri video, mi consente di fare delle missioni di volo utilizzando i waypoint e io sto utilizzando un presettaggio avanzato, vado in mapping e posso scegliere una serie di cose che già conoscete. Posso andare a impostare quella che è la camera dello Spark, scegliere la velocità, l'angolo di cattura, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, la sovrapposizione tra le foto, la cosa che dobbiamo andare a verificare è il fatto che nel momento in cui io vado in Fly Dashboard, ecco qui ci sono. Adesso cosa accade? Accade che io ho già settato, come potete vedere qui al centro, intervallo. Se clicco su quelle tre lineette non posso andare a settare ulteriormente l'intervallo perché non compare nulla. Se clicco su intervallo posso andare a scegliere ovviamente il tipo di foto che voglio, io lascio intervallo. Se schiaccio procedi, quindi avvio l'intervallo, come potete vedere è settato sui 5 secondi. Adesso stoppo un attimino perché casomai decido di cambiare, voglio che vengano scattate fotografie ogni 2 secondi. Come faccio a fare questo? Semplicemente devo andare all'interno di DJIGO 4, eccomi qua. Sono all'interno di DJI Go 4, vado ovviamente, se sono in modalità video, mi ricordo di tornare in modalità fotografia, clicco su queste tre lineette qui e vado ad impostare, cliccando sulla macchina fotografica, il time and shot, cioè vado a scegliere l'intervallo di ogni quanti secondi voglio scattare fotografie. Facciamo finta che le voglia scattare ogni 2 secondi, vedete che l'impostazione è stata presa da DJI Go 4, torno all'interno del mio autopilot, vado a scegliere ancora una volta Fly Dashboard, eccomi qua. Se adesso andassi a ricliccare, potete vedere che l'intervallo è cambiato nei 2 secondi. Ovviamente poi tutta quanta la procedura, quindi di ingaggiare la sequenza di volo, eccetera, l'ho già mostrata, era solo per farvi vedere esattamente come si potesse settare all'interno di Autopilot, visto che questa possibilità l'app sembra non la tratti, all'interno direttamente di DJI Go 4.